Siamo. Ciao a tutti. Ciao. Hola, ciao. 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 Ciao Andrea. Cavolo, Andrea non c'è. C'è Andrea Bianchi. C'è il sostituto di Andrea. Ciao. Ciao. Ah sì, c'è Andrea Bianchi, giusto. Ciao. Allora, intanto benvenute, benvenuti tutti quanti. Questa sera avremo un antipasto del corso che si terrà il 10, 11 e 12 marzo da noi a Terra Viva e sarà un bel corso di agroforestry. Appunto avremo come docente Giuseppe Sannicandro, che è diplomato in permacultura a Tenerife e anche membro e tutor per il diploma in permacultura riconosciuto dall'Accademia Italiana di Permacultura. Insegna permacultura in Italia, in Grecia, Svizzera, Portogallo, no, sì, Spagna, Uganda, Slovenia, Cipro e Repubblica Centrafricana. Quindi in un sacco di posti e con lui abbiamo avuto il piacere di fare già un corso di agricoltura organico-rigenerativa che è stato veramente interessante. Ed ora appunto con l'agroforestry andremo anche ad approfondire molti argomenti già trattati in quel corso e abbiamo anche avuto il piacere di fare un corso di Key Line Design Cultivation Pattern che anche quello ci ha dato tantissimo. Quindi ecco, io non mi dilungherei oltre e passerei la parola a Giuseppe chiedendogli prima di tutto appunto che cosa sono i sistemi agroforestali, che cos'è l'agroforestazione. Intanto grazie per avermi invitato ancora una volta a condividere con voi. I sistemi agroforestali, diciamo che ci sono varie versioni di sistemi agroforestali e se vogliamo prendere, diciamo, la definizione un po' più generale, anche un po' più, come dire, meno spinta, potremmo riferirci ad esempio alle definizioni della USDA, che sarebbe il Dipartimento per l'Agricoltura degli Stati Uniti. E loro considerano sistemi agroforestali qualsiasi sistema in cui delle perenni, quindi alberi e arbusti, soprattutto alberi, vengono affiancati a delle colture annuali. Quindi, diciamo, questa è una definizione molto basilare, dal mio punto di vista verrebbe quasi da dire non soddisfacente, nel senso che quando parliamo di agroforestry c'è sicuramente l'agricoltura, ma c'è anche la foresta, e foresta vuol dire un sistema stratificato, vuol dire un sistema che ha una sua complessità e che non è un semplice abbinamento, diciamo, di piante legnose con piante erbacee, magari appartenenti anche a tipi di ecologia completamente diversi, o perlomeno in tempi ecologici diversi. Però per rimanere un po' sul generale, potremmo considerare ad esempio i sistemi agroforestali che propongono loro. E quindi, ad esempio, un sistema ripicolo, una zona ripicola o ripariale, viene considerata appunto un sistema agroforestale. Quindi un sistema dove c'è colture perenni o anche, diciamo, selvatico, perenne, legnoso, quindi alberi e arbusti, vicino a un corso d'acqua che proteggono, diciamo, questo corso d'acqua dai potenziali danni, diciamo, ecologici fatti nei terreni dove ci sono le colture annuali. Pensiamo ad esempio sia a eventuali fertilizzanti, pesticidi, ma anche all'erosione stessa dei suoli. Questo per loro è un sistema agroforestale basico. Un altro ancora è una siepe frangivento, un sistema in cui si coltivano ad esempio colture estensive e però vengono inframmezzate da X numero di siepi frangivento. Questo è un altro sistema agroforestale, diciamo, semplice, molto semplificato. Un altro, e già si complica un po' la questione, sono le cosiddette alley cropping, che sono dei sistemi che assomigliano, diciamo così, a un viale, quindi un viale alberato. So che ce ne sono sempre meno, però diciamo ricordiamoci dei viali alberati delle nostre città.
dove la carreggiata è rappresentata un po' dalle colture annuali, dalle colture estensive, e poi appunto ci sono dei viali alberati che ad esempio potremmo disporre in un P-line, e questo è un altro sistema. Sistemi silvopastorali invece sono sistemi dove si affianca, più che una coltura estensiva, diciamo per il diretto consumo umano, un pascolo e poi, ancora una volta, diciamo degli alberi che possono essere pensati per, diciamo, l'integrazione al pascolo degli animali, ombreggiamento, anche qui frangivento e così via. Ora, dicevo che questi sistemi, dal mio punto di vista e comunque da, rispetto all'approccio che seguiremo durante il corso, sono sì un passo in più rispetto a campi sempre più semplificati che vediamo tutti i giorni, insomma, di colture estensive, ma ancora non, diciamo, non riflettono quello che può essere un ecosistema agricolo. Io faccio parte di questa associazione che si chiama Regen, e il nostro, diciamo, motto, sottotitolo, sicuramente Valentino avrà un nome migliore, tipo thumbnail, della nostra associazione, è appunto eco-agro-systems, quindi diciamo sistemi che sono sia agricoli che ecosistemi. Ecco, quello che cerchiamo di fare è quello di riprodurre un ecosistema agricolo che tenga conto sia della architettura, diciamo, di una foresta, ma anche di una prateria, di un sistema più giovane dove ancora non sono arrivati gli alberi, e i sistemi naturali, che siano prati e che siano, o che siano diciamo forestali o boscaglia, savane, sono sempre stratificati, cioè ospitano piante che hanno diversi fabbisogni di luce e che si dispongono le une sopra le altre per massimizzare il, diciamo, la fotosintesi possibile in quel dato clima, in quel dato territorio. Quindi, numero uno, dovremmo cercheremo di riprodurre una stratificazione, quindi un'architettura di piante complessa, ben più complessa che un filare di noci e un campo di mais tipico appunto dell'alecropping americana, diciamo così. Quindi sia architettura ma anche tempo. Tempo che vuol dire? Vuol dire che per arrivare ad un bosco, a partire da un substrato puramente minerale, la natura non lo fa così, diciamo, con uno schiocco di dita, ma lo fa passando da vari stadi successionali, queste sono appunto le successioni naturali, e sostanzialmente ogni comunità di piante che riesce a prosperare, diciamo, con delle X condizioni, X risorse, prepara il territorio per piante e animali e microbiologia più esigenti. Questo è appunto il concetto delle successioni naturali. Ora, nel nostro corso ci riferiremo soprattutto a questo tipo di sistemi, anche se toccheremo un po' en passant quelli più semplici, più semplificati, però ecco, cercheremo di riprodurre quello che è un processo ecologico sia dal punto di vista dell'architettura e quindi degli strati, sia dal punto di vista del tempo e quindi delle successioni naturali. E non vediamo l'ora, infatti, di approfondirla, che poi, giusto, l'hai detto tu, mi sono dimenticata che sei cofondatore anche dell'associazione Regen, e so che appunto come obiettivo avete proprio anche quello di piantare tantissimi alberi. Sì, è un po' una malattia, stiamo provando a curarci. Ma quando si comincia? Sì. E, beh, appunto come tipologie hai già definito un po' quelle che possono esserci. Anche qui a Terra Viva abbiamo appunto questo bel progetto, volevamo agroforestare, diciamo, la zona del castagneto in Key Line, poi appunto decideremo un po' come fare. Per ora abbiamo preso noccioli, paulonie, meli, sì, adesso ci arriveranno dei meli di varietà antica.
appunto dovremo capire con te un attimo come sistemarli. E niente, secondo te come vantaggi il motivo per cui si dovrebbe puntare all'agroforestazione? I vantaggi di un sistema agroforestale sono, diciamo, nel benessere delle nostre piante focus, guardandolo un po' dal punto di vista egoistico, e cioè noi coltiviamo solitamente piante molto esigenti, piante che si sono evolute in contesti relativamente ricchi di suolo e di disponibilità di acqua, chiaramente in proporzione al clima dove si sono sviluppate. E queste piante però solitamente le coltiviamo in terreni agricoli che, diciamo, negli anni abbiamo spesso e volentieri degradato. Quindi solitamente noi, come mi piace, diciamo, citare questa metafora, mettiamo delle principesse in un cantiere, di muratori un po' rozzi, un po', come dire, ancora sporchi di calce, che stanno ancora costruendo, diciamo, un castello, cioè le condizioni perché delle specie più esigenti, o insomma nella metafora una principessa o un principe, possano, diciamo, prosperare. Quindi noi cerchiamo di riportare le piante a casa loro, cioè invece di utilizzare continuamente trucchi, che per carità possono essere i benvenuti, diciamo, quando, diciamo, abbiamo da lottare anche contro il tempo e contro, diciamo, una situazione socio-economica che non premia il produttore o non premia immediatamente il produttore che ricostruisce un ecosistema invece che estrarre, diciamo, dal suolo e dal clima prodotti da poter vendere senza curarsi, diciamo, della rigenerazione della sua base di produzione, che appunto il suolo e la microbiologia sono tutti viventi che fanno parte del territorio che sostanzialmente amministra o di cui si dovrebbe prendere cura. Quindi cercare di riportare le piante a casa loro significa ricreare le condizioni per cui una pianta abbia sempre meno bisogno di fertilizzanti, che siano biologici o no, sempre meno bisogno di pesticidi, che siano biologici o no, sempre meno bisogno di irrigazione. Quindi questo è uno dei vantaggi. Sicuramente un vantaggio che può essere ottenuto non immediatamente, perlomeno con le piante più esigenti che vorremmo coltivare in un nostro sistema. Pensiamo appunto al castagno. Il castagno è proprio una principessa di quelle, diciamo, estremamente picchi, estremamente schizzinose, no? Cioè si è evoluto in un bosco, in un contesto che ha un suolo molto fertile, molto ricco di materia organica, disponibilità d'acqua e così via, microbiologia fungina. Quindi se noi piantiamo un castagneto, diciamo, in un terreno povero, staremo continuamente a dover dare in biologico magari compost, biofertilizzanti, magari a lottare contro delle malattie dovute a un po' alla debolezza di questa pianta in un contesto che ancora non le appartiene. E invece, diciamo, in un sistema agroforestale possiamo cercare di riprodurre sia le condizioni per il castagno, ma insieme al castagno metteremo un pochettino i suoi compagni di scuola. Quindi un castagno non si è mai evoluto, diciamo, come una pianta singola in un pratino o alle brutte in un terreno arato. Si è evoluto con piante più basse, nel caso del castagno che è un emergente, quindi piante che stanno un po' al di sotto, piante che stanno ancora più al di sotto e piante che stanno ancora più al di sotto di lui o di lei. E quindi cercheremo di riprodurre le condizioni sia, diciamo, di compagnia della pianta, ma anche appunto di livello di risorse del suolo, e questo lo possiamo fare tramite delle piante
che noi spesso chiamiamo di supporto, cioè delle piante che hanno la principale funzione dal punto di vista del nostro sistema produttivo di creare suolo, quindi attraverso la produzione di biomassa. Spesso e volentieri inseriamo delle piante che crescono molto velocemente. Avete citato la paulonia, ma anche il nocciolo, potremmo pensare anche al sambuco, possiamo pensare, sto citando un po' di piante che sarebbe possibile ritrovare insieme al castagno. Quindi dello stesso gruppo, diciamo così, della stessa classe scolastica del castagno, ma se partiamo da terreni estremamente degradati, forse il castagno, che è un professore universitario, non trova ancora le condizioni adeguate. Si trova in un asilo e dunque bisogna partire anche da delle piante che sono molto meno esigenti. Quindi, ad esempio, potrebbero esserci piante che spesso vengono, come dire, un po' odiate, tacciate di... diciamo di essere delle infestanti, di essere delle piantacce o malerbe nel caso delle annuali, che semplicemente sono le più adeguate a occupare quello stadio successionale. Non sto dicendo che dobbiamo necessariamente includere tutti e farli, diciamo, far prosperare tutte le piante che si sviluppano, ma anzi il nostro ruolo di gestori dell'ecosistema, di co-gestori dell'ecosistema, starà nell'accelerare queste successioni naturali, gestendo queste piantacce, cioè queste piante, come dire, molto vigorose, molto rustiche, di una successione naturale antecedente, in modo che svolgano la loro funzione più velocemente e quindi preparino le condizioni per un sistema più esigente, diciamo, di quello che vorrebbero loro. Quindi gestiremo un Eleagnus, gestiremo potremmo gestire in un altro clima un eucalipto, possiamo gestire una paulonia, potremmo gestire anche un ailanto, una robinia pseudacacia, in modo tale che possano creare le condizioni per piante più esigenti. Sì, anche negli orti abbiamo cominciato a inserire diversi alberi da diversi anni, insomma, e abbiamo fatto questi filari di, appunto abbiamo Eleagnus, abbiamo alberi da frutto, alberi da biomassa, e in effetti, come dici tu, la gestione è molto importante, però anche quello diventa un appuntamento fisso che fai in realtà, sì, quella volta all'anno, quelle due volte all'anno, insomma. E abbiamo comunque, cioè già quest'anno veramente abbiamo fatto tanta biomassa da poter cippare e ci siamo accorti anche del beneficio delle foglie che cadono sulle aiuole, per dire, che può sembrare banale, sì, invece effettivamente c'è proprio un apporto di materia organica importante e gli alberi non sono ancora grandi. È vero che ci vuole gestione, però appunto secondo me poi dipende anche quanti ne pianti, però se calcoli il tuo giro e lo prendi come un impegno, come quello di coltivare il tuo ortaggio, insomma gli dai la giusta importanza, è gestibilissimo e già negli orti abbiamo visto una bella differenza. Sì, in più diciamo la presenza degli alberi, degli arbusti, ad esempio in un market garden, in un orto commerciale, ci dà anche la possibilità non solo di produrre biomassa. Uno potrebbe dire, va bene, perché non produrla nel bosco accanto, no? Sicuramente anche, però la presenza nello stesso terreno di, diciamo, di piante arboree, arbustive, o comunque, diciamo... il cercare di far progredire le successioni naturali ci consente anche, ad esempio, di giocare con l'ombra. E quindi, ad esempio, nelle estati torride, di far crescere un po' di più in certi momenti la chioma, di potare fortemente quelle piante nel momento in cui ci serve più luce, e inoltre c'è anche uno stimolo radicale delle piante potate fortemente che sostanzialmente pompano zuccheri attraverso le radici nel terreno per ricostruire la chioma, chiamando un po' a raccolta i microrganismi.
Quindi questo effetto, diciamo così, fertilizzante della potatura, al di là della biomassa che produce, che è sicuramente importantissima, ma c'è anche questo diretto passaggio di stimolo della microbiologia e di gestione anche appunto della luce, gestione, pensiamo anche alla grandine, volendo, no? Nei periodi più critici dove c'è la grandine, prevedere di avere un po' più di chioma in modo tale da ridurre i rischi di una grandinata e così via. Pensiamo ad esempio in questi giorni, anzi oggi, ha nevicato da me. Io mi trovo vicino Bari, diciamo non è un evento così usuale, diciamo. C'è una parte della nostra agroforestry che ha focus sugli agrumi, e c'erano gli agrumi, diciamo, quelli piantati un po' più in pieno sole, dove ancora la stratificazione non si è completata, cioè non ci sono state le piante più alte degli agrumi a proteggerle. Nel mio caso sono eucalipto, Schinus terebintifolia, terebintifolius, che sarebbe il falso pepe, uno dei due falsi pepe, quindi piante sempreverdi che in questa nevicata avrebbero protetto gli agrumi. Dicevo, le piante, e si vede proprio, hanno sofferto molto meno, se non per niente, questa nevicata, sono state proprio quelle sotto una chioma di alberi più alti, con fogliame ovviamente, e magari un po' più resistenti al freddo, sia alle gelate che alle nevicate. Quindi possiamo giocare con tutti questi fattori, sia per, diciamo, proteggere le nostre piante dalle gelate, proteggere dalle nevicate, dalle grandinate. Chiaramente si parla di ridurre il rischio, non è una, come dire, un'assicurazione al 100%, però sicuramente aiuta a ridurre i rischi e sicuramente ci consente di giocare sia con la luce che con lo stimolo radicale appunto della produzione di zuccheri e di fitormoni appunto delle piante da supporto. Ma Giuseppe, ti faccio... Scusa Isa. Vai, tranquillo, vai. Ti faccio io una domanda, ma tu prima parlavi di stimolo radicale nel momento della potatura, ma la competizione radicale, che è una cosa di cui si sente parlare soprattutto da chi è abituato a dare la distanza giusta agli alberi, eccetera, cosa ci puoi dire a riguardo? Direi che in un bosco ci sono alberi alti 15 metri, 20 metri a distanze molto inferiori ai nostri frutteti, diciamo, dove abbiamo piante alte 3 metri. Quindi può esserci della competizione radicale? Sarei propenso a dire di no nel momento in cui manteniamo il sistema sempre giovane, e cioè quando la pianta chiede i nutrienti, quando vuole diventare mamma. Cioè quando diventa mamma comincia a raccogliere i nutrienti per sé, no? Per diciamo, portarli al frutto. Nel momento di crescita vegetativa, invece, la pianta dà molto più di quello che prende, e appunto attraverso gli essudati radicali. Quindi se noi piantiamo in maniera molto densa, ma gestiamo diciamo questo rapporto tra riproduzione, tra crescita riproduttiva e crescita vegetativa, invece, possiamo non solo ridurre, ma azzerare e, come dire, invertire la competizione. Anzi, le piante cooperano non perché, diciamo, hanno i cuoricini o sono semplicemente perché è una maniera più efficace a livello ecosistemico di trovare ciascuno il proprio posto nel mondo. Quindi una pianta che ama l'ombra si sposa benissimo con una pianta molto più grande che prenderà il pieno sole e lascerà alcuni raggi, diciamo, per la pianta che preferisce l'ombra, quelli che noi chiamiamo strati medi, strati bassi, copertura, cioè gli strati più bassi della vegetazione. Quindi è la gestione che crea la competizione o che crea la scarsità. Se invece noi abbiamo un'altissima densità di piante, ma le gestiamo,
e quindi le sfalciamo per le annuali o le biennali o comunque le erbacee, o le potiamo fortemente nel momento giusto per quanto riguarda le arbustive e le arboree, noi produciamo un effetto fertilizzante, non appunto una competizione nel sistema. Grazie, buona. Quindi, Isa, avevi un'altra domanda? Allora era solo una considerazione sull'ombra, che ad esempio sì, noi siamo a Belluno e il fatto che compriamo dei noccioli per agroforestare, cioè veramente, ma qua non puoi neanche dirlo perché... Siamo dei pazzi, siamo dei pazzi. Però comunque in generale anche il fatto che abbiamo un bosco vicino eppure piantiamo alberi appunto in mezzo alle nostre aiuole è stato abbastanza criticato e in realtà è molto sottovalutato appunto il beneficio dell'ombra che hanno le piante e se abbiamo notato noi un beneficio in provincia di Belluno, credo che dalla pianura padana in giù sia il futuro, cioè forse... sia, non dico l'unico modo per riuscire a ricavare un raccolto, però nei periodi di arsura aiuta veramente tanto, cioè vedi proprio che l'umidità si mantiene in maniera diversa, anche le patate le coltiviamo in mezzo a filari di alberi e abbiamo un grandissimo beneficio. Quindi anche proprio l'esperienza insomma, che abbiamo avuto è molto positiva. Non bisogna avere paura dell'ombra, bisogna avere paura del sole a picco, secondo me, soprattutto in questi anni dove fa mesi di siccità abbastanza lunghi. Quindi ecco, era solo una considerazione che volevo aggiungere. E forse non capiscono, molti non capiscono che non sono degli alberi piantati così, ma c'è una gestione dietro a questa cosa, cioè fa parte insomma del nostro lavoro e sono ore da considerare anche... durante l'anno, insomma, nella stagione agricola, cioè noi facciamo vari ortaggi, facciamo diverse cose e tra le tante cose sappiamo che va riservato del tempo anche per la gestione di questi alberi, di queste piante, insomma, quindi con le potature e con tutto quello che ci va dietro. Quindi... è arrivata proprio una domanda sulle potature su YouTube che chiede quanto spesso, cosa vuol dire potare, quanto spesso? Magari se vuoi, Giuseppe, hai già dato qualche indicazione, però un esempio pratico, anche specifico, in cui ci spieghi anche il momento, il motivo e l'utilità. Sì, solitamente le piante focus le potiamo, diciamo, in maniera abbastanza convenzionale, no? Invece le piante cosiddette da supporto, quelle che hanno diciamo la principale funzione appunto di produrre biomassa e di stimolare la vita microbica, vengono potate innanzitutto il più possibile o il più spesso possibile, il che significa che a seconda del clima, pensiamo ad esempio agli sfalci diciamo alla fienagione di un allevatore, no? Chiaramente, essendo un prodotto il fieno, chi sfalcia appunto il fieno cerca di farlo più volte possibile per quanto la piovosità e il clima glielo consente, no? Beh, noi vediamo la potatura alla stessa maniera, cioè la potatura delle piante da supporto deve essere volta a produrre più biomassa possibile, più fieno legnoso possibile, se vogliamo, no? Cioè più cibo per i microrganismi piuttosto che per le pecore o per le vacche, no? Quindi, innanzitutto, sempre potiamo le piante da supporto quando vogliono fiorire. Quindi al momento della fioritura, esattamente come con il fieno, quando la pianta fiorisce, significa che sta smettendo di concentrarsi sulla crescita verde e invece sta pensando alla parte riproduttiva. Quindi noi cerchiamo di ringiovanirla, cioè riportarla ad una fase di crescita verde, togliendo appunto buona parte della chioma, cippandola o insomma gestendola in qualche modo,
in modo tale che la pianta sia stimolata non a concentrarsi sulla riproduzione, ma a dare nuovi getti e quindi nuovi rami, nuova lignina e così via. Quindi spesso si portano le piante da supporto, diciamo, in corrispondenza con la fine della primavera, inizio dell'estate. Un altro buon periodo è in autunno. Perché l'autunno? Perché l'autunno è l'inizio delle stagioni, della stagione piovosa nel nostro clima, parlo di Mediterraneo, clima temperato, della stagione più piovosa. Quindi, diciamo, la pianta avrà ancora una possibilità in qualche mese di autunno di rifare un po' di crescita e le potature avranno le condizioni di umidità ideali per soprattutto la microbiologia fungina, quindi i funghi, insomma, per essere decomposte queste potature. Quindi il nostro obiettivo è proprio quello di diciamo favorire la decomposizione delle potature attraverso appunto l'umidità e il mantenere la pianta sempre giovane. In alcuni climi è possibile, data la piovosità, fare anche un'altra potatura estiva. Quindi, diciamo, solitamente sono due momenti, fine primavera, inizio autunno, però a seconda della specie, a seconda anche del clima, potrebbe anche essere possibile fare un'altra potatura. Volevo chiederti una cosa, Giuseppe, nel senso che molte volte ci ritroviamo a parlare con dei colleghi che hanno dei problemi per quello che riguarda magari nel piantare delle piante vicine magari a un orto e hanno magari queste radici che crescono troppo verso gli orti, troppo magari un po' superficiali. Tu riusciresti a darci magari un consiglio come gestire questa cosa? Sì, una delle possibilità, a seconda del sistema che si adotta, intendo sistema di meccanizzazione adottato, è quello di una potatura radicale. Ad esempio, questo è un metodo che utilizza Mark Shepard, di passare con un ripuntatore, diciamo, abbastanza vicino alla linea, diciamo, alla aiuola arborea, in modo tale che le radici crescano in maniera preferenziale lungo l'aiuola e non, diciamo, verso la parte, nel suo caso, di alley cropping, quindi è appunto nel suo caso produzione di zucche, in ogni caso invece di, diciamo, di piante annuali. Quindi da una parte ci può essere una potatura radicale, dall'altra comunque è, come dire, una scelta delle specie, e soprattutto una gestione, perché quando potiamo fortemente queste piante, anche l'apparato radicale magari non darà così fastidio, diciamo, nelle aiuole più vicine agli alberi stessi. E un'altra strategia ancora è quella della transizione, cioè man mano che queste radici, chiaramente questo può essere fatto quando c'è disponibilità di terreno, quando queste radici si allargano, cambiano anche le colture. Quindi magari si può passare a delle colture sempre di ortaggi ma perenni, per esempio carciofo, per esempio cavoli, diciamo acefali, quindi pluriennali, oppure pian piano addirittura anche a frutti di bosco, insomma a cambiare il tipo di coltura e spostare, diciamo, le aiuole da orto in terreni da colonizzare. Diciamo che gli ortaggi sono un po' le prime piante che arrivano, le erbacce se vogliamo, in un sistema però già ricco. Quindi possiamo utilizzare anche la strategia dell'azienda agricola in questo modo, cioè imitare con una strategia economica quello che poi è un processo ecologico. Quindi avere una lenta sostituzione delle piante, diciamo, di ciclo di vita più breve, con piante di ciclo di vita più lungo, perché quindi non saranno da ritrapiantare così di frequente come nel caso degli ortaggi, e spostare gli ortaggi
in un nuovo terreno da colonizzare dove ricominciare un nuovo sistema agroforestale. Questa è un po' l'idea di base dell'approccio dell'agricoltura sintropica di Ernst Oetsch, che sostanzialmente prende l'ecosistema come modello e poi ci inserisce la produzione di cibo, di reddito o insomma di qualsiasi attività umana all'interno di un processo che di fatto è naturale e quindi rimette a posto, come dire, le nostre esigenze all'interno di un processo ecologico molto più grande di noi e molto più saggio di noi. È arrivata una domanda da YouTube da Andrea. Relativamente al pH, se ci sono effetti sensibili sulla reazione del suolo utilizzando potature e BRF? Sì, gradualmente, perlomeno a livello della rizosfera, e insomma non c'è posto migliore per dirlo, diciamo a livello della rizosfera la microbiologia cerca di cambiare il pH e le piante stesse. Tendenzialmente si ha un'acidificazione, anzi, tendenzialmente si ha una ristabilizzazione verso un pH ideale che è tra 6.3 e 6.7. Quindi in suoli alcalini tende ad acidificarsi, in suoli eccessivamente acidi tende ad alcalinizzarsi un po'. Questo è dato dal fatto che la decomposizione non è un processo, diciamo, puramente chimico, come dire, minerale, abiotico, meglio abiotico, ma essendo un processo biologico, fruisce dei meccanismi di regolazione attivi delle piante e della microbiologia. La pianta per mangiare ha bisogno di apparecchiare la tavola, no? E il pH è un insieme di posate, di piatti che sono tutti alla rinfusa e la pianta non può prendere il piatto se non lo mette, non può mangiare se non mette il piatto nel posto giusto e quindi non crea le condizioni per poter mangiare. Le piante impiegano tantissima energia nel creare le condizioni di pH e ossidoriduzione ideali per poter mangiare, per sedersi a tavola. Okay? Quindi più si va verso sistemi complessi e sistemi, come dire, ricchi dal punto di vista della microbiologia e della vegetazione e degli animali, più questa vita cerca di creare le condizioni ideali, che per appunto buonissima parte delle piante sono verso 6.3-6.7 di pH, nel caso del pH. In generale cerca di costruire quella situazione media dove appunto può avere tutti i nutrienti disponibili, diciamo, in quantità e non ha la solubilità di alcuni elementi che in grandi quantità possono essere tossici per le piante. Mi piacciono le tue metafore chimiche, sono fantastiche, ti restano proprio in testa. Chimiche e culinarie. Culinarie. sì, già i corsi tuoi sono sempre veramente, ti porti a casa di quelle metafore che dici, cazzo, non te le dimentichi più, non puoi studiare su un libro. Anch'io una domanda, Giuseppe. Vai. Mi verrebbe da, cioè almeno mi viene a pensare che forse il limite, le difficoltà che una persona ha a approcciarsi all'agroforestazione, forse è la progettazione di un sistema, no? E quindi se vuoi un po' magari approfondire o se vuoi anche condividerci con noi qualche testo, qualche libro da poter leggere, qualche approfondimento, insomma, proprio sulla progettazione e quali specie scegliere, a che distanza piantarle, le distanze tra le tutte quelle, magari quei dettagli che poi vedremo al corso, ma che se qualcuno vuole provare anche senza venire al corso a mettere su qualche piccolo sistema agroforestale, potrebbe essere ispirato appunto da dei cenni di progettazione. Allora, testi in italiano ben poco.
I sistemi sintropici a cui farò maggiore riferimento sono stati sviluppati in Brasile, o meglio, codificati in Brasile da Ernst Goetsch, che è uno svizzero da cui ho avuto insomma, il piacere e la fortuna di passare un buon tempo, diciamo, in formazione. E, dicevo, essendo stati codificati da Ernst in Brasile, diciamo, il grosso dei testi di agricoltura sintropica sono in portoghese. Quindi qualcosa è stato già tradotto in inglese, qualcosa so che sarà tradotto a breve in inglese. Se devo fare dei riferimenti, mi viene da dire sicuramente Agricoltura sintropica di Fernando Rebelo, che è uno degli allievi di Ernst Goetsch, è in portoghese, credo lo stiano traducendo in inglese a breve, e Vida en sintropia di Felipe Basini, che è appena uscito da qualche settimana, e non è un testo molto tecnico, progettuale, però spiega benissimo sia l'approccio un po' più filosofico di visione del mondo, ma anche diciamo dal punto di vista ecologico, le successioni naturali e come la vita complessifica diciamo sempre più i suoi sistemi, cercando di fare maggior utilizzo possibile della risorsa che sostanzialmente ci arriva e che è il sole, no? C'è anche un altro testo di un altro allievo di Ernst Goetsch che invece è stato tradotto in inglese ed è Agroflorestando un mondo di Namaste Messerschmidt, ed è stato tradotto in inglese, e i testi anche di Fabiana Penereiro e così via, tutto in portoghese. Sull'inglese invece abbiamo da un altro approccio un po' più giardinesco, diciamo così, cioè più appunto da Forest Garden, i libri, i bei mattoncioni di David Jakey e Eric Tonsmeyer, che sono Edible Forest Gardens, volume 1 e volume 2. Soprattutto il volume 1 sono 450 pagine ed è un trattato di ecologia molto, come dire, leggibile, cioè non con termini troppo complessi, già orientato alla progettazione. Mentre il secondo volume si diciamo approfondisce la parte di progettazione di sistemi agroforestali, però non da un punto di vista, diciamo così, agricolo produttivo, ma più giardinesco. Quindi abbiamo un po' più di forme, molta complessità, diciamo, gestionale. Invece i sistemi di cui tratteremo al corso sono, come dire, complessi nella biologia, ma semplificati nella meccanizzazione, nella gestione, come insomma un agricoltore vorrebbe. Spero che non mi sia sfuggito qualche testo. Ah, un testo importante, citavo prima Mark Shepard, che ha scritto Restoration Agriculture, che è appunto un altro testo molto importante, con un approccio, e tra l'altro con un riferimento ad un clima abbastanza simile a quello del Nord Italia. Infatti, a proposito anche di clima, che appunto si parla di agricoltura sintropica, che è nata comunque in un clima differente dal nostro. E quindi là io mi chiedevo, ma come si fa a convertire quel sistema a clima tropicale a un clima temperato? Quindi non so se hai... Sì, sì. Sicuramente voi ci avete già pensato, quindi... Allora, sì, è vero, è stato codificato ai tropici e sicuramente ai tropici, diciamo, trova un po' la massima espressione perché la stratificazione ai tropici è estremamente elevata. Ernst conta 11 strati in clima tropicale, 11 strati di piante per ogni sistema. E in più la fotosintesi lì è estremamente più veloce, anche 5 volte la nostra, perché sostanzialmente è maggio e giugno tutto l'anno. Quindi diciamo abbiamo una crescita spaventosa. Molte piante producono 2 volte all'anno, se non
in continuazione, come il cacao ad esempio, che ho avuto il piacere di frequentare da vicino, è una pianta bellissima. Dicevo, come tradurlo in clima temperato? Cercando di intanto di identificare le piante, cioè di fare loro una carta d'identità. Di che strato sono? Sicuramente c'è molta più letteratura in clima tropicale, appunto, che rispetto al clima temperato, mediterraneo. A che successione naturale appartengono? Anche qui c'è tanta più letteratura per il clima tropicale che per il nostro. Quindi ci tocca un po', diciamo, osservare se quella pianta che siamo abituati a coltivare in pieno sole, quando è a mezz'ombra, produce un po' di più, ha meno stress, si ammala meno, ha meno bisogno di irrigazione. E quindi magari non è uno strato emergente, uno strato alto, cioè da pieno sole, come abbiamo sempre immaginato, ma magari si è evoluta a mezz'ombra sotto qualche gigante. E quindi osservare tanto. E poi rispolverare la letteratura, diciamo così, che comunque ha un valore estremo, pensiamo ai testi italiani, non so, di Sandro Pignatti, la flora d'Italia di Sandro Pignatti, o insomma tantissimi libri che ci parlano di piante, cercare di ritradurla, come dire, uno scritto mezz'ombra, pianta che gradisce la mezz'ombra, tradurlo in strato. Forse sarà uno strato medio, sarà uno strato basso, basso per medio, e quindi cercare di riportare le informazioni che già abbiamo sulle nostre piante senza questo schema, diciamo, che serve soprattutto a fare, cioè non è uno schema che magari ha la pretesa scientifica, diciamo, di ultimatum descrittivo del, appunto, della carta d'identità della pianta, ma semplicemente, dal mio punto di vista, è un sistema descrittivo, quello di Ernst e dell'agricoltura sintropica, che ci aiuta a fare, cioè sapere che una pianta è strato medio già mi dà una serie di informazioni che mi fanno piantare quella pianta, cioè non sarà, come dire, non ricoprirà tutte le caratteristiche che si possono conoscere di una pianta, però mi dà quelle informazioni sufficienti a sperimentare quella pianta in quello strato o sotto un'altra pianta o sopra un'altra pianta. Insomma, è uno schema che aiuta a progettare, aiuta a lanciarsi, diciamo, senza avere la pretesa di perfezione botanica, ecco. Quindi raccogliere informazioni, tradurle in fattivo, perché l'obiettivo non è sapere tutto, ma è piantare qualcosa, quindi è un obiettivo pratico, e poi allo stesso tempo osservare tantissimo. Allora, è arrivata una domanda un po' prima da YouTube, di Alessandro, che dice che ha sentito spesso parlare di agroforestry associata al concetto di K-line. Se è possibile avere qualche esempio da adottare in un contesto di pianura padana, quindi dove le curve di livello sono molto staccate. Distanti. Allora, chiariamo una cosa. K-line design è un metodo di progettazione. Il K-line cultivation pattern, cioè il modello di coltivazione in keyline, è un possibile, diciamo, un possibile orientamento delle linee in un contesto di progettazione in keyline. Dico meglio, il tetto spiovente è una tecnica che si può applicare nel metodo di progettazione architettura. Ora, il keyline è diventato famoso per il keyline cultivation pattern, ma in pianura padana, sotto il 2% di pendenza, sotto a volte l'1% di pendenza o anche meno, non ha tantissimo senso parlare di keyline cultivation pattern, semplicemente. Quindi
In quel caso, molto, molto, molto probabilmente sceglierei un orientamento nord-sud, cioè il sole è più importante di una ripuntatura che sostanzialmente, di una ripuntatura che porti l'acqua verso i displuvi, che semplicemente in pianura non ci sono. Quindi, come dire, voler fare un tetto a spiovente, diciamo, in un posto dove non piove mai o non nevica mai, non ha senso, solo perché magari è bello e l'abbiamo visto da quell'architetto svizzero o bellunese. Semplicemente in un altro contesto smette di avere quella funzione. Quindi questo non ha niente a che fare con l'agroforestry, cioè è semplicemente le linee lungo le quali piantare e o lavorare il suolo, quali linee scegliere, no? E un sistema agroforestale in collina o comunque con una pendenza superiore al 2-3% può essere sicuramente molto raccomandabile o insomma da tenere in considerazione il piantarlo in un key lime cultivation pattern, ma non è detto che invece, anzi molto probabilmente non è la scelta migliore in pianura padana o comunque in una qualsiasi pianura dove abbiamo meno dell'1% di pendenza magari. Non so se ho risposto alla domanda, se no fatemelo notare. Sì, sì, secondo me hai risposto bene. Dicevi che è molto più importante nord-sud, puoi spiegare un attimo il motivo? Quando le aiuole sono orientate nord-sud c'è una migliore distribuzione della luce sostanzialmente, quindi solo a mezzogiorno sono tutte in fila e solo la prima becca il pieno sole, tutte le altre sono diciamo ombreggiate, però per il resto della giornata diciamo hanno un ombreggiamento più uniforme tutte le file, tutte le aiuole, quindi è una massimizzazione dell'irraggiamento solare. Sì, 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 infatti spesso noi in pianura appunto le aiuole le disponiamo nord-sud. E sì, stessissima anche, ragione. E anche quando facciamo, non so, delle siepi anche con il Sudan grass, per esempio, temporanee, che sale 2 metri, abbiamo delle aiuole che giovano dell'ombra al mattino e altre al pomeriggio, quindi più funzioni proprio per questa... Certo. Diciamo che innanzitutto sono due tecniche, l'agroforestry e il key line, che, come dire, è un matrimonio misto, cioè provengono da due mondi diversi, tradizioni diverse. A dirla tutta, se parlaste con Ernst, diciamo, ti direbbe nord-sud, punto, e diciamo, probabilmente, insomma, non amerebbe una disposizione in key line nel 99% delle volte. Però questa è una scelta progettuale nostra, prendere diciamo quello che ci sembra più giusto da un sistema, dall'altro, e assumerci la nostra responsabilità diciamo di progettare il nostro sistema. Io propendo per il matrimonio, diciamo così, cioè in terreni dove ha senso appunto gestire l'acqua, quindi solitamente terreni collinari o addirittura montani, tendo a disporre le linee o le aiuole più secondo il criterio dell'acqua che il nord-sud. Però è una mia scelta e ci sarebbero tanti altri progettisti che non sarebbero d'accordo. Così come ad esempio in un terreno che ha un confine lungo, non perfettamente nord-sud, ma nord-est-sud-ovest o nord-nord-est-sud-sud-ovest, tenderei ad andare parallelo a quel confine, probabilmente. Cioè, come dire, dobbiamo abbracciare la complessità, e complessità vuol dire sole, vuol dire acqua, vuol dire anche gestione, no? E quindi, diciamo, mettendo insieme tutti questi fattori, poi faremo noi i pesi, diciamo, tra i vari fattori e prenderemo una decisione. Come al solito, non dobbiamo essere rigidi e fissarsi su un metodo, ma interpretare il contesto, e quindi avendo tutte le informazioni che possono arrivare da vari modelli di agricoltura, scegliere lo strumento giusto. Infatti questo è quello
che viene fuori spesso anche dei corsi che organizziamo, che è molto da stimolo per contestualizzare. Ecco. Certo, e sapendo che tra 3 anni avremmo fatto una scelta diversa, nel senso che non ci sono dogmi e purtroppo, per fortuna, non ci sono verità assolute che... Però a volte, quando non sai bene, preferisci avere una verità per andare sempre avanti. Certo. Dire, io questo so, però è molto più difficile avere più scelte. No, le ricette fisse sono comode, però... Appunto, parlando di ricette, andando in un'altra metafora, chi comincia a cucinare ha bisogno della ricetta della torta di mele della nonna o della zia, poi svilupperà la sua e negli anni la cambierà, però diciamo sono un po' delle stampelle che ci aiutano a fare i primi passi in un mondo di mille indecisioni, diciamo, ci aiutano a mettere dei paletti. E per citare un altro maestro, Jairo, l'obiettivo di questi corsi o comunque delle letture non è quello di non fare errori, ma quello è no hacer grandes cagadas, cioè quello di non fare grandi cacate, ma qualche cacatina ogni tanto ci sta. Quindi scusa, non va bene che a novembre mi avevi fatto alare tutto quanto? Ero sbagliato. Prossima volta facciamo diverso. È arrivata un'altra domanda qua su YouTube di come si potrebbe inserire in un vigneto collinare il sistema agroforestale. Vigneti sono belli, interessanti e complessi. Ci sono mille possibilità, poche sperimentazioni attuate. Le cose che mi vengono in mente è, intanto sul key line è semplicemente le linee lungo le quali uno pianta il vigneto. Parlando di agroforestry, che possibilità ci sono per stratificare appunto l'eventuale vigneto? Uno è l'alberello, perché il filo, comunque è un elemento problematico, all'interno di un sistema misto con piante di varia altezza, vario strato. Però ci sono anche sistemi, anche storici, tradizionali, con filo, con tutori, con la vite su un tutore vivo, ma col filo. E sono per esempio le viti maritate, pensiamo all'alberata e alla piantata. L'alberata o piantata versana, per esempio in Campania, è un sistema che in piccoli, purtroppo ormai, terreni viene ancora oggi mantenuto. Sono pioppi alti, adesso 9 metri, un tempo anche 14, tra i quali c'erano delle corde e la vite veniva fatta arrampicare su queste corde sostanzialmente. E ancora oggi appunto c'è l'asprigno di Aversano, appunto, che si coltiva così. Altre possibilità sono quelle di mantenere i fili classici, e però, come ho visto anche in Emilia spesso, avere degli alberi da frutto, o noi potremmo anche aggiungere degli alberi non necessariamente da frutto ma da supporto, che vadano sopra i fili e quindi riportino la vite al suo strato, che è lo strato medio, cioè dovrebbe avere un po' di ombra, d'altronde è una liana, e quindi da buona liana in natura si è evoluta arrampicandosi a qualcosa. E sto qualcosa probabilmente erano alberi, non erano pali della luce, Quindi sicuramente si è coevoluta con una mezz'ombra. Quindi potremmo avere degli alberi lungo i fili, del vigneto, che sovrastano la vite. Un altro esempio che ho visto prima di conoscere l'agricoltura di Ernst Goetsch, la stratificazione così come la propone lui, è stato in Toscana, dove in Chianti abbiamo piantato un agroforestry, dove prima c'era un vigneto biodinamico
E questo vigneto biodinamico, diciamo, era stato impiantato tutto volutamente sopra una siepe. Cioè c'era una siepe a un'altezza di 1,50 m, 1,70 m, e i fili, diciamo, andavano sopra la siepe. La siepe veniva potata per biomassa con una taglia siepi e produceva appunto la biomassa per la vite, e la vite appunto era combinata in questo modo. Ci sono, ripeto, il vigneto è forse una delle più antropizzate delle colture, diciamo, che abbiamo oggigiorno. Sicuramente perché è una delle più antiche, poi perché appunto è una liana, e quindi diciamo dobbiamo un po' capire dove farla arrampicare. Diciamo, la natura suggerirebbe appunto un albero, quindi una vite maritata. C'erano gli Etruschi, pure avevano questo sistema qui. Chiaramente la vita porta complessità, quindi il punto diventa quell'equilibrio tra gestione e diciamo natura, un po' che vorrebbe nel caso del vigneto un arrampicante appunto arrampicata ad un albero. Spero di aver risposto. Sì, sì, molto interessante. Nel frattempo mi è venuta in mente un'altra domanda a me. Puoi fare un po' spiegare qualcosa su i sempreverdi in agroforestry, cioè come gestirli, quali sono i vantaggi, quali magari i rischi e magari cosa hai visto in giro? Beh, i vantaggi sono che diciamo fanno fotosintesi in un momento in inverno, o almeno un po' di fotosintesi, quando tante altre, diciamo, tante altre piante non la fanno. Quindi banalmente questo, mi producono per esempio anche solo biomassa in un momento in cui comunque il mio albicocco sta a dormire. Nel mio caso, ad esempio, come dicevo, abbiamo anche eucalipti, abbiamo ma anche strati più bassi come l'assenzio, come salvia, come diciamo rosmarino, che sono cresciuti e crescevano appunto fino a poche settimane fa. Quindi una sempreverde mi sta facendo fotosintesi in un momento in cui le mie piante da frutto per buona parte diciamo hanno perso le foglie e stanno a riposo. Quindi fotosintesi in un momento sfortunato dell'anno in clima temperato. Virgola, protezione delle piante che stanno sotto, lo dicevo prima, il vantaggio della diciamo della protezione da grandine, neve e così via. Protezione, tre, protezione dal vento, molto importante. Se io voglio proteggere le mie piante dai venti invernali freddi, per esempio, beh, una caducifoglia non è così efficace come un Eleagnus ebingei, come un lauroceraso o come un eucalipto, per esempio, no? Quindi anche quest'altro vantaggio. Ottimo, grazie. Io intanto continuo a portarti domande a manetta, perché qua vedo che la serata è ben partecipata. Chiedo una domanda super interessante su contesti già forestati con alberature importanti, esempio oliveto, monocultura, un frutteto già stabilito. Come si può intervenire per agroforestare efficacemente? Da una parte gestione, quindi spesso per esempio in un oliveto dipende un po' da quanto è spaziato, da quanta luce entra, però potrebbe essere necessaria, diciamo, una potatura energica. Quindi da una parte dicevo gestione, e dall'altra appunto capire in che stadio successionale si trova quel sistema arboreo, quindi per esempio quell'uliveto, che non è un sistema forestale, ma è appunto un professore universitario in un asilo nido, cioè è una pianta che sarebbe, apparterrebbe a un sistema appunto più boschivo, inserita in un prato di annuali e biennali,
no? Quindi noi ci troviamo in un prato di annuali e biennali. Dobbiamo far evolvere le successioni naturali in modo tale da arrivare a quell'ambiente, diciamo, dell'ulivo. Quindi lo faremo aggiungendo piante di supporto, aggiungendo eventuali co-focus, cioè piante che possono dare un raccolto secondario, come per esempio Isabella e Dimitri stanno facendo nel caso del castagno, aggiungendo il nocciolo, che può essere sia un'ottima pianta da biomassa, ma anche un raccolto secondario, o un co-raccolto primario, diciamo. Quindi inserendo piante di un altro strato rispetto a quello già presente. Anche nel nostro terreno è avvenuto questo. Noi abbiamo mandorli, prevalentemente, il nostro terreno era un mandorleto di 30 anni, e stiamo inserendo tra i filari di mandorli e più una fila ogni due filari di mandorli, stiamo aggiungendo altre file e altre piante. Altre piante che riporteranno il sistema a un punto in cui il mandorlo occuperà il suo strato, che è lo strato medio, e ci saranno degli strati alti ed emergenti che andranno sopra i mandorli e degli strati bassi che si fermeranno appunto sotto i mandorli. Tutto ciò tenendo conto anche delle successioni naturali. Quindi, per esempio, io adesso ho artemisia, ho salvia, piante che so che tra qualche anno non avranno più le condizioni di prosperare, ma saranno sostituite da piante più esigenti. Quindi piantare insieme sia piante che, come dire, appartengono alla stessa classe della pianta già presente, però insieme anche qualcosa che ci serva ad accelerare le successioni naturali in un contesto che probabilmente non è quello proprio della pianta coltivata. Giuseppe, volevo anche chiederti una cosa riguardo a come preparare il suolo, nel senso, se dobbiamo fare un sistema di questo tipo, come andiamo a preparare il terreno per piantumare le nostre piante? Dipende da come, in che condizioni si trova il suolo. Sicuramente 9 su 10 è consigliabile decompattare il suolo meccanicamente. Spesso nei nostri terreni agricoli, diciamo, soffriamo di suoli compatti, soffriamo di suoli asfittici e, diciamo, le piante possono sicuramente decompattare questi suoli, però ci impiegherebbero decine e decine e decine di anni. Noi invece possiamo farlo con una ripuntatura, diciamo, in ore. Quindi spesso, diciamo, una scelta consigliabile. Poi abbiamo l'arricchire questi suoli, quindi usare i cosiddetti trucchi, quelli di cui ci siamo occupati appunto nello scorso corso. Il compost che cos'è? È produrre un suolo relativamente simile a quello di un bosco, solo che variamo e non lo produciamo in centinaia di anni, ma ci facciamo bastare una ventina di giorni. Quindi diciamo, apportare degli input agricoli accelera sicuramente il processo. E poi, molto importante, l'utilizzo di, diciamo, di green manure, come lo chiamano in inglese, cioè di sovesci, non necessariamente, anzi quasi mai da sovesciare, ma da sfalciare e accumulare. Un'altra cosa importante è la gestione razionale o l'organizzazione razionale della materia organica. Quindi, ad esempio, mettere il materiale più legnoso a copertura delle aiuole agroforestali, più in basso, più a contatto con il suolo, e invece ciò che è più facile da decomporre più in alto, quindi il materiale più verde, più diciamo meno legnoso, più ricco di azoto e così via. Ultima domanda, poi ti chiediamo di fare di spiegarci, farci un piccolo spoiler di cosa parleremo durante il corso, visto che di argomenti ne hai già trattati tanti in un'ora e in 3 giorni cosa ci fai fare?
Allora, la domanda dico era... più lentamente, tutto... slow motion. Si mangia, si fa le pause pranzo. Si beve. La domanda era, la potatura radicale, magari anche questa si può fare a Dimitri, su un ambito orticolo, cioè di gestione anche di orto, quindi senza la possibilità di entrare con un trattore. Quale esperienza è? Trincea lungo i lati del filare, spingere la radice in basso e poi giù di badile. Ci sono altre opzioni meno faticose? Qualcuno ha qualche idea? Decisamente. Sì, no, beh, se sulle aiole, se hai la fortuna di avere anche un aratro rotativo, le maciulli per bene le radici. Ho anche delle foto che adesso non riesco a condividere, ma sì, su... Se no, anche noi abbiamo, come diceva prima Giuseppe, abbiamo un piccolo ripuntatore, quindi andiamo in profondità. A inizio stagione adesso parto e vado a fare il taglio e diciamo quasi ogni anno, poi lentamente insomma vedo che il problema diminuisce sempre di più man mano che insomma crescono le piante. Col badile dipende quante piante abbiamo, potrebbe essere un po' impegnativo, ecco. Però ci sta anche quello, secondo me, se non abbiamo altri attrezzi, insomma, la nostra portata. Ma forse intendeva la zollatura, no? Il fatto di zollare attorno alla pianta, tipo 12 centimetri a fianco alla pianta, per far sì che le radici vadano più in profondità e siano meno superficiali, no? Sì. Quindi appena la pianti, dici? No, anche dopo. No, dopo. Ah, dopo? Di continuo. Okay. Sì, per... Dipende dal numero di piante, perché da calcolare dopo ore di lavoro. E serve una persona pesante, non come me, che peso poco. Perché... Quindi mangiate tanto. Appena finito di mangiare, si fa questi lavori. Ma quello prima di andare a specificare sul corso, magari Dimitri, Isabella, volete raccontarci voi che comunque sono un po' di anni che state inserendo piante, eccetera, la caratteristica di come le state usando e di cosa invece andremo a fare a marzo, quindi di cosa sentite di aver bisogno adesso? Proprio nella pratica, che piante avete messo e come le usate? Ma diciamo che il progetto è tutto orientato a una produzione per la nostra CSA, quindi è un frutteto misto, tarato per la produzione, insomma, dei nostri, diciamo, clienti, dei nostri abbonati. E poi abbiamo tutte queste piante di supporto che stiamo aggiungendo, appunto, come diceva prima anche Giuseppe, per aiutarci a mantenere una fertilità nei nostri terreni per tutti quegli effetti che abbiamo citato prima e più che altro da parte nostra, perché ci teniamo a creare, diciamo, una sorta di ciclo chiuso nella nostra realtà agricola, quindi vogliamo produrre la maggior parte dei nostri ammendanti nutrienti all'interno della nostra realtà, quindi stiamo imbrogliando attualmente, nel senso che abbiamo la fortuna di avere un piccolo boschetto, quindi preleviamo nel modo, diciamo, quello che ci sembra il più giusto possibile e portiamo, però nello stesso tempo stiamo costruendo all'interno dell'azienda una sorta di sistema agroforestale, principalmente focalizzato quello negli orti, principalmente per biomassa e qualche pianta da frutto, nel nostro caso mele. Giù, dove andremo adesso magari qui a marzo a fare il corso, c'è un castagneto in cui adesso stiamo integrando anche delle piante di mele, più abbiamo appena piantato, l'anno scorso abbiamo piantato delle piante di Eleagnus da supporto, anche come pianta un po' da miglioratrice del suolo, ma anche perché speriamo che ha anche una bella fioritura, insomma, crea anche tutta una sorta di habitat. E appunto adesso andremo a piantumare questi noccioli come pianta da supporto. C'era l'idea di poterli inoculare con dei tartufi, però adesso al momento abbiamo lasciato un po' lì in sospeso questa cosa, quindi avere diverse produzioni dal nocciolo. Però adesso, insomma, siccome
facciamo troppe cose, dopo non riusciamo a starci dietro, quindi adesso ci stiamo focalizzando solo come pianta da biomassa. E appunto andremo poi a integrare all'interno del market garden che abbiamo anche ancora altre piante da biomassa, perché ci siamo resi conto che era, diciamo, l'aspetto quello che noi stiamo cercando, appunto, è quello di capire come riuscire a produrre molta, ma molta biomassa all'interno di un sistema come il market garden. Quindi sappiamo che in climi temperati, come dicevamo prima, tanta fotosintesi, tante ore di luce, un clima perfetto, biomassa come non ci fosse un domani. Nel clima temperato è un po' più difficile produrne, e quindi stiamo cercando di capire quale piante, quali sono quelle migliori che mi danno più materiale e quante piante mettere, soprattutto perché poi c'è anche il problema dell'ombra, che è un fattore che tutti, sta ombra, capire anche come gestirla, perché è un bene, a volte un male, insomma bisogna un po', ecco, questo è un po' quello che andremo a fare durante il corso. Poi ovviamente sì, saranno altre, magari alcune altre piante, insomma, da piantumare nel mezzo. Sì, aggiungo che tutta la biomassa che abbiamo creato l'anno scorso ci ha fatto utilizzare la metà dei quantitativi di compost. Un terzo. Un terzo. Abbiamo usato solo un terzo. Ancora meglio. Non volevo esagerare, ma è vero, un terzo. Dei quantitativi di compost che usiamo di solito, quindi insomma è un grandissimo risultato. Quindi questa è un po' la... Poi, non so, se volete che spoileriamo il programma un po', andiamo a vedere... Parliamo del programma. Cosa faremo? Allora, il programma, al di là che lo trovate anche sul sito di Rizosfera, ma anche sulla nostra pagina Facebook e Instagram, il programma parte in questo modo. Intanto faremo un'analisi funzionale di una pianta, parleremo di sistemi agroforestali successionali, dico un po' prima, stavamo un po' introducendo, alberi e foreste, ecologia di una foresta, strutture, recinti e zone d'uso, che anche questo secondo me è una cosa molto interessante sulla programmazione e progettazione, progettazione di un sistema agroforestale, rilievi e misure del sito, selezione delle specie, la preparazione del suolo, la realizzazione di aiole agroforestali, la piantumazione di colture da copertura e protezione del suolo, la propagazione delle piante e la gestione a seconda degli stadi della food forest. Questo è in linea di massima quello che Giuseppe ci propone e siamo contenti di approfondire. E poi faremo anche pratica in campo, perché le piantumeremo insieme a queste piante. Tanta pratica. Non ho badili e zappe per tutti, quindi portatele da casa. E poi Dimitri, Isabella, tutti i pranzi che ci faremo insieme durante il corso sono ricchi di scambi, insomma, tra chi arriva da varie parti d'Italia, quindi il valore aggiunto anche quello in 3 giorni, no, di incontri. Mamma mia, e di canzoni serali, che bello. Detto presto, però il giorno dopo si parte presto, mattina. Di solito non tutti fanno presto. Bene. Sì. E sì. Poi c'è un altro spoilerone che, Giuseppe, te hai già stato intervistato, no, da Elia. Ti salutiamo, se è presente, o forse no, ma ci rivedrà Elia. Grande Elia, che si sta smazzando a fare la seconda episodio e stagione del podcast in collaborazione con noi, e che gli diamo un po' di supporto anche morale e di gestione, insomma, del podcast, ma in realtà lo fa soprattutto lui. E che appunto sarà proprio sull'agroforestazione, quindi saranno, ancora dobbiamo capire quanti riusciamo a
intervistare quest'anno, quando riuscirai lì appunto a intervistare, ma so che Giuseppe hai fatto una bella chiacchierata su sul Keyline, giusto? Gestione dell'acqua, sì, un po' in grande, quindi non solo la parte di movimenti terra, ma sottolineando appunto l'importanza della parte biologica nella gestione dell'acqua, tra cui sicuramente i sistemi agroforestali. Mm-hmm. Ecco, grazie ulteriormente anche della disponibilità, Giuseppe, anche di far parte del podcast, che sarà disponibile, pensiamo, verso marzo, quando inizia la stagione, una volta a settimana, una volta al mese. Quant'è che viene fuori? Una volta a settimana, mi sembra, l'anno scorso. Yeah. Una volta a settimana. Yeah. Una volta a settimana verrà fuori appunto un episodio, e quindi con l'inizio della stagione ci sarà un nuovo podcast da poter ascoltare finché si lavora in campo. Yeah. Molto utile, sì. Grande Elia! Bravissimo, si è fatto un lavorone. Finalmente un podcast in italiano, eh? Quindi per chi non mastica bene l'inglese si ascolta più facilmente. Tra l'altro intervistando appunto varie realtà che già l'hanno fatto, insomma, appunto già hanno realizzato sistemi agroforestali o che lo stanno facendo, ad esempio Podere Cimbalona con la Roncona, anche Dario Cortese col suo progetto di ortoforesta che sta iniziando appunto a Firenze, l'Onda Fertile, insomma diverse realtà in tutta Italia che stanno mettendo insieme competenze, conoscenze e anche creando appunto questa rete di condivisione di esperienze che poi portano insomma a un cambiamento, oltre che da un punto di vista del suolo, anche di relazioni, perché è importante poi, visto che è un approccio comunque che si basa magari appunto, come si diceva prima, anche l'agricoltura sintropica, no? Si basa su tecniche magari native, indigene e così via, ma con un approccio comunque ecco, innovativo anche da quel punto di vista. E quindi sicuramente c'è molto da sperimentare, molto da studiare e tanto anche da condividere. Quindi bello, ringrazio tutti quanti chi si ha anche dato disponibilità appunto per far parte di questo bel movimento. E comunque a febbraio e marzo comincia già la stagione rizosfera di corsi e incontri, perché c'è anche il corso di funghi, no? Ah, giusto. Quello è dopo, è a fine febbraio? No, fine marzo. Scusami, fine marzo, giusto. E sempre nel Bellunese. E lo faremo oltretutto in una struttura attrezzata, quindi abbiamo la cucina, abbiamo una cuoca che cucinerà per noi, abbiamo un sacco di posti letto e appunto parleremo di funghi, impareremo. Tranquillo Giuseppe, che anche al tuo corso ci sarà tutta questa cosa. Sarà anche tanto vino qua. Però al tuo corso... Tra l'altro mi sa che abbiamo lo stesso spacciatore di funghi, stiamo invitando anche Rigenti. Ehi, 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 ehi. Bene, bene. Poi dovete fare voi un salto, sennò... Giusto, giusto. Ho sempre io a venire su. La neve adesso, non veniamo con la neve. Noi veniamo giù a luglio e agosto quando siamo tranquilli, Giuseppe. Luglio e agosto lì quando non abbiamo niente da fare. Ora, ho una neviera, se vai giù ti devi mettere il cappotto. Sì, veniamo anche in Puglia, un salto lo facciamo di sicuro. Vale, solito furgone direzione Puglia sto giro, Esatto, 1200 chilometri a sud. Bello. E noi ci ribecchiamo qua martedì prossimo con Harry, presenta te, perché ci siamo ancora non si è detto niente, ma è che già nell'aria un incontro con Massimo Raimondi in cui approfondiremo insomma il primo corso che abbiamo fatto appunto con Aldo Matteazzi sull'interpretazione e l'analisi del suolo, e volevamo portare a un livello diciamo più agronomico, più proprio un dettaglio su quello che si può fare poi appunto nel suolo anche per rigenerarlo, per migliorare le qualità chimico-fisiche e biologiche chiaramente. E quindi ecco, con Massimo e poi anche tutti chi ha fatto parte insomma del primo modulo, del primo incontro, e chi ci segue insomma su Patreon, faremo un approfondimento un po' più ecco, pratico, terra a terra.
Vi tocca passare il San Valentino con noi. Mamma mia. Ci attrezzeremo di luci soffuse allora, con maschi. Candela e cuoricini. E musiche di sottofondo. Vabbè, ecco, quindi martedì prossimo, Massi, grazie anche a te della disponibilità. Se ci sta prima c'era scritto anche un messaggio, grande Massi. Aveva scritto, salutaci Giuseppe. Ha detto di salutarti. Ciao Massi. Ho visto che non sono ancora le 10, Giuseppe, ti faccio l'ultima domanda a bruciapelo, poi ti lasciamo andare. Mamma mia. E direttamente dalle tue terre, chiedono riguardo all'acqua salata, come riuscite a gestirla, quindi soprattutto d'estate, l'onda fertile dice che non riescono a supportare le piante trapiantate se non con acqua a forte conducibilità. Allora, te lo saprò dire meglio probabilmente tra un anno, perché c'è una bella sfida in un'oasi naturalistica a Manfredonia, l'oasi Laguna del Re, in terreno con acqua salmastra, pH, non lo so, 16, non lo so. Allora, a livello di piante, c'è un'altra piccola esperienza dove ho progettato e c'è stata un'implementazione. Una delle piante che sta, diciamo, riuscendo a lavorare molto bene è ovviamente la Triplex Alimus, che, diciamo, assorbe molto i sali e resiste, quindi comincia ad avviare quella microbiologia dove diciamo altre avrebbero molte più difficoltà. Un'altra, la tamerice, e un'altra ancora che ho visto crescere spaventosamente nella sabbia del litorale romagnolo, quindi praticamente con le radici in mare, è l'Eleagnus stesso, che, diciamo, soprattutto l'angustifolia ha un'altissima resistenza all'acqua salmastra. Quindi, diciamo, queste sono alcune delle piante ovviamente che possono cominciare a migliorare quelle condizioni di materia organica, e aumentando la materia organica aumenta la capacità di scambio cationico e così via, e quindi, diciamo, si riduce un po' la problematica dell'acqua salmastra. In più, diciamo, riducendo anche l'irrigazione e ombreggiando il suolo, gli stessi sistemi agroforestali con la riduzione dell'evaporazione aiutano, diciamo, ad avere sia meno bisogno di acqua, sia diciamo alla formazione della crosta di sale che si forma quando un'acqua salmastra usata per irrigare evapora e si porta su il sale in superficie. Quindi queste sono alcune delle strategie, insieme magari alla scelta di quelle piante che la tollerano meglio, per esempio le molte brassicacee, cavoli soprattutto, e piante che, diciamo, pur non amandola l'acqua salmastra, però riescono a tirar fuori un prodotto che, diciamo, è qualitativamente molto interessante. Pensiamo ad esempio al pomodoro. Ma probabilmente queste sono cose che Mattia, che ha scritto, molto probabilmente non gli avrò detto nulla di nuovo, perché so che se ne intende tanto e nella zona dove sta ha sperimentato anche tanto, e diciamo sono strategie abbastanza generiche, diciamo, non avrei una risposta geniale più particolare. Spero di aver contribuito in qualche modo, altrimenti ce ne riparliamo. Dai, grazie mille Giuseppe. Grazie infinite. Beh, ci vediamo quassù. Yes. Dai, speriamo di vedervi in molti a questo corso. Porta le mandorle stavolta, Giuseppe. Porta le mandorle. Giusto, è vero. Claro, claro. Abbiamo anche lo zafferano. Grande. Hai avuto la pazienza di coltivarlo? Diciamo, sì.
È una lunga storia, però sì. Okay. Non tanto, però quel che basta. Okay. Bene. Bene. Ringraziamo anche tutti Giuseppe. I partecipanti. Ciao Giuseppe, grazie. Buonanotte a tutti. Ciao. Ciao belli, a presto. Sì.